tutto collegato. Una serie di spinte partite dal movimento dei lavoratori, partite dalla opposizione, sono state subite o recepite dai partiti al governo, innanzitutto dal maggior partito al governo, e nello stesso tempo però, come dire, in qualche misura manipolate, adattate. Se si facesse, ecco, la storia dell'intervento pubblico nell'economia, tra gli anni 50 e gli anni 70, forse si potrebbe vedere con particolare chiarezza come ciò sia vero. Quindi non è questo il momento per dare una valutazione dei risultati ottenuti, però i risultati, non c'è dubbio, sono stati imponenti. La trasformazione che si è compiuta nella società italiana nel giro di 20 o 30 anni è stata molto profonda. Anche qui mi astengo da un giudizio di valore, e sicuramente il giudizio non può essere né univocamente negativo, liquidatorio rispetto a questa trasformazione, né apologetico, puramente esaltatorio, però non c'è dubbio che il cambiamento sia stato molto forte e che nel quadro di questo cambiamento ci sia stato anche un relativo appagamento di esigenze, di istanze poste in precedenza in termini molto conflittuali. Poi si sono sperimentati i limiti e si sono anche sperimentati gli effetti indesiderabili. Ora io potrei essere qui un po' sommario naturalmente e dire gli effetti indesiderabili sono tutti dovuti a chi ha governato e a chi quindi ha stravolto determinate istanze che venivano dalla opposizione al movimento dei lavoratori. Non voglio essere così manicheo, forse c'è parecchio di sensato anche in una affermazione così drastica, ma ripeto, non voglio essere troppo manicheo. Gli effetti indesiderabili d'altronde si sono manifestati anche in altri paesi in rapporto a determinate politiche che hanno avuto un segno di giustizia, di progresso sociale e anche di grande sviluppo economico, grande incremento nella produzione della ricchezza, va bene? Quindi le politiche, come si è detto negli ultimi tempi tante volte, le politiche dello Stato del benessere, eccetera, hanno anche, le politiche dell'intervento pubblico hanno anche generato degli effetti collaterali non desiderati e non previsti. Però io direi che poi quello che si è sperimentato nel corso degli anni 70, via via sempre di più, è stato innanzitutto, accanto al senso dei limiti dell'azione collettiva, o inseparabilmente da esso, il senso dei limiti dello sviluppo. E qui poi si può aprire un'altra discussione, questi limiti sono limiti fisici, quantitativi, sociali, sono limiti interni a ciascun paese, sono invece limiti che si possono intendere soltanto considerandoli su scala mondiale. Ecco. E qui quindi si è arrivati anche in qualche misura a un punto morto o a un braccio di ferro anche tra interessi contrapposti, spinte fortemente divaricate tra loro, e di qui una serie di problemi che riguardano forse più propriamente il futuro della organizzazione della società e dello Stato e il futuro del conflitto, della dialettica tra le classi, tra le forze politiche. Verso quali concezioni si sta andando? Verso quali atteggiamenti di fronte alla politica, in modo particolare tra le nuove generazioni? Non è semplice dirlo.
ha parlato Veca, va bene, di fronte a questi effetti indesiderabili dell'intervento pubblico, dell'azione dello Stato, e di fronte a questa estrema invadenza, diciamo, dello Stato anche nella sfera della vita dei singoli, ha parlato di una reazione, e quindi si è riaffermata, si è in qualche modo rimessa in primo piano, tra l'altro, una concezione minimale dello Stato. Lo Stato deve fare il minimo possibile, meno fa, meno danni determina. Io credo che questa concezione poi sia in larga misura una mistificazione, credo che certamente c'è un problema di riconsiderazione dei limiti e delle forme di intervento dello Stato, ma nessuno può davvero credere che si possa tornare ad uno Stato minimo, se mai è esistito. Direi che si è affermata anche una concezione minimale della politica, cioè la politica in fin dei conti è un esercizio estremamente limitato del singolo. Si tratta di volta in volta di calcolare in termini di scambio a chi dare il consenso, a chi dare il voto, per ottenerne un vantaggio ben delimitato, cioè partendo dalla considerazione di un interesse molto particolare, soggettivo o di gruppo, interesse che si pensa possa essere soddisfatto attraverso un guadagno di voti, un guadagno di consensi da parte di quel partito, di quello schieramento. Io credo che questa concezione in effetti sia molto meschina, non rappresenti una risposta alla crisi o alle difficoltà di cui parliamo. E poi in un certo senso ci sono delle contraddizioni, perché da un lato è vero che si reagisce a un eccesso di invadenza dello Stato, e se vogliamo anche essere più concreti, dei partiti in quanto gestori dello Stato nella sfera della vita privata, della vita dei singoli, si regolamenta troppo. Non parliamo della polemica che su questo punto c'è stata negli Stati Uniti d'America e che ha rappresentato poi uno dei cavalli di battaglia dell'attuale presidente degli Stati Uniti. Quindi bisogna regolamentare di meno, bisogna lasciare più libero lo svolgimento della vita sociale e così via. Ecco, da un lato si reagisce comunque a quello che è apparso un eccesso di regolamentazione legislativa o amministrativa. Dall'altro però si vorrebbe anche che politica significasse dibattere problemi che non siano soltanto quelli dell'attività legislativa e amministrativa dello Stato, cioè prendiamo anche i nostri giovani che si sono riuniti a congresso in questi giorni, c'è anche il desiderio di fare politica nel senso di discutere ampiamente problemi di vita morale, problemi di vita culturale, problemi di vita associativa, che si ritiene siano stati troppo sacrificati ad una politica intesa come giuoco tra le forze politiche, o come giuoco parlamentare, o come intervento nelle assemblee elettive, o come concentrazione appunto sui compiti di attività legislativa e amministrativa. Ricordo una cosa, l'anno può essere il 31 o anche il 29, ma insomma siamo in quel giro di anni, quindi più di 50 anni fa, un discorso di Keynes abbastanza
singolare riletto oggi, in cui dice, uno dei rari discorsi politici di Keynes, in cui dice: io prevedo che tra non molti anni cambieranno gli oggetti della politica e oggetto della politica diventeranno ad esempio le questioni della vita sessuale. Beh, insomma, mi pare che avesse visto abbastanza giusto per certi aspetti. Tra l'altro parlava specificamente anche della necessità di una legislazione in materia di divorzio, in materia di regolazione delle nascite e così via. Quindi, ecco, io trovo che ci siano anche delle contraddizioni che forse possono essere riportate, a questo punto. Talvolta si parla della politica come sfera della regolamentazione e della decisione, impegnativa, coercitiva, e altra volta invece si parla della politica e più specificamente dei partiti come centri di ricerca morale e culturale, come centri di aggregazione e vita collettiva. Mi pare che però anche qui si tratti di trovare una sintesi che io continuo a ritenere non sia impossibile trovare nei moderni partiti politici, democratici, di massa, pur rinnovandoli ampiamente. E io qui, infatti, prima di concludere, voglio dire che noi abbiamo avuto, o almeno così si è pensato negli anni scorsi, da un lato un deperimento della politica, se la politica viene identificata con i partiti, e dall'altro una crescita della politica identificandola con i nuovi movimenti collettivi. Sono politica anche questi movimenti collettivi, senza alcun dubbio. Senza alcun dubbio, però, mi sembra che questa affermazione vada meglio qualificata. Io non penso affatto che i partiti possano essere gli unici luoghi in cui ci si forma politicamente e in cui si fa politica. Però non ritengo nemmeno che per parlare di una crescita della politica sia sufficiente fare riferimento a movimenti che sorgono spontaneamente, tra molte virgolette, comunque diciamo pure per comodità adesso spontaneamente, o forse più correttamente indipendentemente dai partiti, per esprimere delle istanze che non voglio neppure definire restrittivamente o spregiativamente di carattere settoriale, ma delle istanze determinate e delimitate, magari istanze anche cariche di valori e di implicazioni. Non credo che sia sufficiente questo, perché si possa parlare poi di crescita della politica, bisogna che tra questi movimenti e i centri della decisione si stabilisca un collegamento, si stabilisca un rapporto. Alla fine poi Veca mi ha posto una domanda particolarmente pungente che in qualche modo va al di là di ciò che noi abbiamo detto finora, cioè al di là del discorso sulla possibile evoluzione futura delle concezioni della politica stessa. È un quesito che riguarda invece maggiormente i contenuti o almeno i caratteri dell'azione politica della sinistra, del programma politico della sinistra in Italia e non soltanto in Italia. Io dico subito che avrei a mia volta, ma mi sembra che non ce la facciamo questa sera, combineremo un altro appuntamento poi qui a corrente, avrei a mia volta da porre dei quesiti a Veca, perché in fondo una parte del discorso che egli ha fatto qui mi sembra che implichi la tesi, che d'altronde egli ha svolto brillantemente per iscritto, la tesi che non si possa più pensare ad una teoria teleologica finalistica del cambiamento.
Di qui anche, come dire, l'assai minore enfasi che gli pone sulla possibilità o sulla validità di programmi e progetti, insomma, le riserve abbastanza sostanziose che enuncia a questo proposito. Ora, io sono convinto che noi dobbiamo guardarci da eccessive pretese di globalità, sono convinto che ancor più dobbiamo guardarci da impostazioni programmatiche e progettuali che rappresentino soltanto una proiezione velleitaria o un ornamento rispetto a pratiche politiche molto diverse. Purtuttavia io continuo ad essere convinto della importanza di una dimensione programmatica, progettuale e della importanza quindi di una lotta per il cambiamento che abbia dei fini, altrimenti dovrei chiedere: si ritiene che il movimento in sé sia il tutto o che il cambiamento in quanto tale sia fattore di progresso? Si può vedere ovviamente quando si parla di teoria finalistica o di non teoria finalistica del cambiamento, si tratta di vedere se questi fini possano essere organizzati in un tutto coerente davvero progetto di società o società del futuro, o se invece debbano essere maggiormente determinati. Ecco, mi pare che questa però sia una materia molto importante di discussione. Il fatto che poi i risultati siano spesso molto diversi dai progetti che si sono perseguiti, a mio avviso non toglie che forse senza quei progetti non si sarebbero realizzati quei risultati neppure nei loro risvolti positivi, nei loro risvolti progressivi, Bisogna forse dare per scontato, ecco, che nella pratica della storia, lo sviluppo poi sia diverso da quello che si era progettato, e però mi pare che il progetto rimanga un motore importante dello sviluppo. E io perciò credo che noi abbiamo ancora da lavorare su delle ipotesi di sviluppo della società diverse da quelle che si possono trovare già realizzate nelle esperienze di partiti laburisti e socialdemocratici. Anche perché quelle esperienze sono giunte a un punto critico. Mentre invece io ritengo che non possa esservi dubbio sul fatto che per quanto riguarda il valore della democrazia, l'assunzione di determinate regole del gioco, il metodo della gradualità, noi ci dobbiamo porre come sinistra dappertutto in una linea di continuità, anche attraverso un superamento che però non è di oggi, di impostazioni diverse, di approcci diversi che facevano ad esempio parte della tradizione comunista. Grazie. Io molto semplicemente penso che valga la pena di rigiocare la partita, cioè pregherei Vecca di intervenire e poi a Napoletano di concludere. Sì, è molto interessante un'ampia serie di osservazioni, ma forse qui c'è tempo, forse anche maggiore utilità per due battute sull'ultimo punto, perché in fondo sono le cose più divertenti e dove non si è d'accordo, perché dove si è d'accordo almeno. E io continuo a non capire, Napolitano, questo. Adesso, a prescindere da una possibile inversione di ruoli, per cui sarebbe divertente se trovassimo il tempo di fare invece una serie di quesiti tuoi a me, cioè questo punto, la critica che io fa, che alcuni di noi, insomma, voglio dire, non esageriamo, che nella cultura della sinistra è stata fatta in questi anni in modo spesso cialtrone, me incluso, cioè in modo affannoso, eccitato, così gli intellettuali hanno sempre questi aspetti un po' di, ma insomma ognuno ha i suoi guai. Ecco, però la critica, lo sforzo serio, io trovo, di buona parte della cultura di sinistra
per una confutazione di, diciamo così, di filosofia della storia, adesso semplifichiamo i termini per intenderci, cioè di forti impegni teleologici, forti impegni finalistici, che dovrebbero identificare politiche, partiti, movimenti, interessi, perché il punto non è quello di avere progetti o meno. Nessuno, io questo lo, mi ricordo, l'ho dovuto scrivere proprio nell'introduzione alle mosse della ragione, quando dicevo non è che il fatto di una revoca nei confronti del finalismo non implica che uno ritenga che non si tratti di progettare. Queste, alcuni di noi l'hanno sostenute, ma io ho sempre criticato chi ha sostenuto questo. Queste sono banalità. Non è il problema, come dice Cacciari, del progetto, del non progetto, questo è solo mettere i trattini, voglio dire, tra l'altro noi sui trattini abbiamo una tradizione complessa, ma il punto fondamentale è questo. Una diciamo, per esemplificare, una prospettiva teleologica significa una prospettiva teleologica assunta esattamente come il criterio che dà identità. Significa questo, che noi, che X vuole fare questo. Allora, la società che noi siamo in grado di identificare come società perfetta, o desiderabile, perfettibile, eccetera, è fatta così. Indipendentemente dallo schema di, diciamo, di scelta da parte di chi ci abita. Allora, fare un esempio. Quando è stata usata l'argomentazione in alcune discussioni dopo lo strappo, come si usa dire, in assemblee operaie, di dire ma voi ci stareste là, si è fatto un tipico ragionamento basato sullo schema di ingresso volontario, sullo schema di scelta. Cioè sostanzialmente non esiste un progetto di società desiderabile, perché qualcuno ci deve pur stare in queste società, il problema è che non siano società con troppe uscite. Ecco. Nessun modello di società desiderabile indipendentemente dalle scelte di chi ci va a abitare. Ma questo è molto diverso che una tradizione di tipo teleologico, cioè chiamiamo le cose... capisci, è molto diverso perché in realtà, adesso estremizzando il discorso, no? Ma appunto per rendere la cosa più accesa, la critica alla teleologia è la critica a una posizione di questo genere. Fiat justitia per at mundus, cioè la grande tradizione, diciamo, ci sono dei pezzi nella tradizione giacobina, ci sono delle cose molto grandi che fanno parte della tradizione, per carità. Però vuol dire una società è definibile come migliore indipendentemente, anche indipendentemente dalle scelte. Questa è una cosa molto diversa. Ora, questo non significa criticare progetti. Io non vedo che cosa ci starebbero a fare delle organizzazioni politiche se non per presentare, tentare di praticare, far confliggere tra loro perché vinca il migliore, progetti. Questo è, anzi, ricordiamo bene che c'è stata tutta una fase di grossa elaborazione anche all'interno del Partito Comunista, alla metà degli anni 70, per non parlare di altre tradizioni, ma diciamo in cui il problema di una dimensione, di una cultura di progetto e di governo è stata avvertita come un'esigenza, eccetera. Ecco, ma quindi critica al teleologismo vuol dire questo. Ed è indubbio che una lunga elaborazione ha fatto sì che oggi risulti molto difficile a osservatori che non siano nelle sofisticate o bizantine tradizioni italiane distinguere una serie di proposte, progetti proprio del Partito Comunista Italiano se fossero tradotte in tedesco da alcune proposte dell'SPD o proposte del Partito Socialdemocratico Svedese, forse in alcuni casi un po' giacobine. Cioè voglio dire, questo non significa, io per quello dicevo, non significa naturalmente, questo non ha nessun interesse, sostenere che i partiti laburisti o i partiti socialdemocratici non abbiano problemi. Questo è molto diverso. È certo che ci sono problemi, come ci sono problemi per tutti. Ma da questo punto di vista, la identificazione di alcune regole fondamentali dà identità a qualsiasi progetto ci sia. Cioè, a mio avviso, la differenza qui dipende tutto dall'enfasi che si pone sulle conseguenze della accettazione di alcune regole. Alcune regole non sono una cosa che uno mette dentro il cassetto e poi ci mette qualsiasi cosa, indipendentemente dal fatto che ci ha messo quelle regole, chiedono coerenza. E allora io riconosco le difficoltà dei partiti socialdemocratici o dei partiti di rappresentanza dei lavoratori, diciamo, o di partiti laburisti, che sono molto diverse tra loro, che hanno ragioni di crisi anche diverse, che tu conosci meglio di me. Riconosco il problema dei limiti di queste esperienze, ma il problema è questo. Allora, di fronte a questi limiti, si tratta di essere in grado di elaborare progetti
capaci di ottenere assenso e quindi di incidere con l'ovvia percezione, come dicevano i vecchi classici dell'eterogenesi dei fini, perché questo è certamente molto giusto, secondo le regole che sono proprie della dimensione europea in questa parte d'Europa, insomma, ecco, se sì, allora francamente non vedo la differenza, se non naturalmente tutte le differenze che stanno nelle memorie collettive, nella tradizione, che sono cose rispettabilissime e profonde, ecco, ma le quali mi sembra costituiscano il grande problema di una storia, il problema di una memoria collettiva, ma che oggi, parliamo alla ricerca del tempo futuro, costituiscono invece un elemento di inerzia, per un verso. Ecco, per un verso. Cioè io, e qui è interessante perché c'è una differenza di mestiere tra di noi, è naturale che io credo sia doveroso per chi fa il mio mestiere cercare di porre questioni senza tener conto di un sacco di vincoli e di inerzie che esistono nella realtà, ma per fortuna i vincoli e le inerzie ci sono, se no lo stesso modo di proporre mio sarebbe come dire come il barone di Münchhausen che si tira su per i capelli. Grazie. Io sono contento di avere scongiurato il pericolo di un idillio in questo dibattito tra me e Vega, insomma, con la mia provocazione probabilmente accentuata. Tuttavia, ecco, io mi riconosco pienamente nel chiarimento che ha dato nella prima parte di questo suo secondo intervento Vega. Credo che sia molto importante sottolineare il fatto che non si può prospettare come desiderabile una società indipendentemente dalla volontà, dalla scelta di chi deve andarci ad abitare. Che quindi non si possa progettare una società futura con spirito giacobino per imporla e nemmeno diciamo che si possa progettare una società futura con la velleità di vederla poi prender corpo esattamente così come la si è progettata e magari con la riserva di costringerla in quello schema ove ne fuoriesca, ecco, è cosa molto importante da dirsi, da ribadirsi, molto importante perché siamo in presenza di esperienze storiche, a cominciare da quella dell'Unione Sovietica, su cui abbiamo riflettuto criticamente proprio in questa chiave. E d'altronde non era un caso, credo che se ne sia parlato anche di recente in un convegno a Roma, non era un caso che a un dato momento Lenin scrivesse: noi bolscevichi siamo i giacobini della moderna socialdemocrazia, quando allora per socialdemocrazia si intendeva movimento operaio, non erano ancora nati i partiti comunisti. Quindi io condivido pienamente questa tesi e apprezzo questo chiarimento e la riaffermazione, appunto dice Vega, per me è una riaffermazione della diversità tra confutazione del finalismo e confutazione del programma, della progettualità. Questa confutazione da parte di Vega non c'è. Ecco, pur tuttavia io sento la necessità, ecco, di ulteriori discussioni, perché, ecco, tanto per essere chiari, c'è qualcosa di cui non parliamo, c'è qualcosa che non nominiamo, e io lo dico in questa sede proprio al di fuori di qualsiasi intento propagandistico, ed è il socialismo. Il punto poi finisce per essere un po' questo. Perseguire determinati obiettivi di trasformazione, avere un progetto, dei progetti, eccetera, eccetera, un programma, dei programmi di cambiamento, è possibile anche ovviamente senza ispirarsi, usiamo adesso questo termine, anch'esso abbastanza opinabile, senza ispirarsi al socialismo,
senza perseguire i fini del socialismo, i valori, certamente è possibile. Si tratta di vedere se questa debba essere la scelta o no di un partito della sinistra in Italia, in Europa. Che cos'è il socialismo dunque? Il socialismo è un patrimonio storico di esperienze del movimento operaio, è anche un patrimonio di contrastate e tutt'altro che univoche elaborazioni teoriche. È una somma di valori. Può anche socialismo essere un modello di società futura e uno solo da perseguire a tutti i costi. Ma direi, escludendo questa ultima ipotesi che siamo concordi nell'escludere, ecco, che cosa resta? Che cosa resta? Mi pare che questo possa forse servire a chiarire il discorso su quel che oggi può essere inteso come progetto, come programma per un partito della sinistra e in che rapporto uno sforzo programmatico e progettuale di un partito della sinistra in Italia e in Europa oggi debba porsi con tutta una tradizione, anche se, ripeto, è una tradizione complessa, pluralistica e fortemente contrastata nel suo seno. Io però credo che questo punto noi non possiamo eluderlo. Infine, vorrei anche qui essere più possibile preciso a proposito programmi del Partito Comunista, programmi di partiti laboristi e socialdemocratici, ma quello che mi interessa molto è la elaborazione più recente di alcuni di questi partiti. Allora intanto si tratta di vedere se cose che noi elaboriamo oggi, scriviamo oggi nei nostri programmi, sono simili a certi programmi di oggi di questi partiti o sono simili ai loro programmi di ieri. La cosa non è irrilevante, perché il Partito Socialista Francese ha presentato un progetto, lo ha chiamato proprio così, il titolo dato al piuttosto corposo libretto stampato prima delle elezioni presidenziali, è questo: Projet Socialiste. Ora, questo progetto socialista è una cosa completamente diversa dalla pratica di governo del vecchio Partito Socialista francese, che tra l'altro dai socialisti francesi di oggi è stato perfino definito un partito non socialista, ma piuttosto un partito radicale. Così come le piattaforme di cui da tempo si discute nel Partito Socialdemocratico Svedese rappresentano una intenzione, diciamo, rappresentano una intenzione di superamento, e questo in modo esplicito, delle precedenti piattaforme programmatiche e pratiche di governo della socialdemocrazia svedese. Ecco, allora, questo per me è molto importante. È molto importante perché io pure sono convinto della rilevanza delle regole democratiche, delle regole del gioco come fattore di identità, e sono ugualmente convinto invece in senso opposto della pericolosità di un chiudersi troppo ciascuna componente del movimento operaio nella propria memoria collettiva, a meno che noi non vogliamo credere un po' provvidenzialmente, diciamo, nella tesi che ha affermato di recente Riccardo Lombardi, che accade anche tra le chiese, che quando giunge il momento di fondersi, però ciascuna invece massimizza la propria memoria e la storica e la propria identità e la contrappone all'altra. Secondo lui, quindi, anche tante polemiche tra socialisti e comunisti appartengono ad una fase tipica delle vigilie, delle grandi unità o unificazioni. Forse per l'Italia almeno c'è da essere un po' più dubbiosi a questo proposito, ma voglio dire che tutto ciò per me è importante perché io sono convinto che si stiano creando le condizioni, adesso diciamo su scala europea, per una ricomposizione della sinistra, per una ricomposizione
del movimento operaio, ricomposizione però attraverso una sintesi che segna in effetti il superamento di esperienze sia dell'una che dell'altra componente. Serata molto bella, densa di motivi critici, e se mi è permesso dire che tocca uno stile che mi piacerebbe molto vedere ripetuto, cioè lo stile della educazione politica, perché in realtà mi sembra che se c'è un elemento che in questi ultimi anni è venuto molto meno è quello della educazione politica, cioè del processo di formazione della forma mentis politica attraverso il lavoro teorico paziente e anche attraverso lo scambio, in questo caso molto interessante, tra un filosofo della politica e un politico militante. Anche queste forme di scambio spesso non funzionano. Devo dire che forse è una delle poche volte che io ho visto funzionare questo sistema di scambio, perché di solito il linguaggio del politico provoca degli effetti di legittimazione della sua prassi e quindi in realtà è un linguaggio a circuito chiuso. Il linguaggio del teorico della politica di solito investe temi fortemente descrittivi ed analitici che però escludono il campo decisionale che in realtà cade di nuovo di pertinenza al politico. Questa sera non è successo niente di tutto questo. E questo direi che è un modello di scambio, appunto, e di educazione politica che andrebbe ripetuto. E con la parola ripetuto io sottolineo il senso di questa serata. Ringrazio moltissimo Giorgio Napolitano e Salvatore Vetta e tutti voi. A